ci dirigiamo verso est per raggiungere Dyrhólaey, un luogo simbolo dell'Islanda. Dal promontorio, di oltre 100 metri di altezza, si ammira un gigantesco arco di lava e alcuni faraglioni, il più alto dei quali è di circa 56 metri. Scendiamo dalla scogliera e giriamo a destra per arrivare a un parcheggio. Da qui con un breve sentiero arriviamo a un punto panoramico dove è possibile ammirare la bellissima spiaggia nera di Reynisfjall e lo scoglio a Martrangura. Torniamo sulla 1 e proseguiamo sempre verso est per 6-7 km e arriviamo all'incrocio che porta alla spiaggia di Reynisfjall, dove sorge una splendida formazione di belle colonne basaltiche e un altro imponente. È anche uno dei posti migliori per ammirare i due faraglioni che si trovano vicino alla costa. Partiamo da Vik in direzione est per raggiungere il canyon Fjadra Gjúfur, alimentato dal fiume Fjadra. Dopo 50 km sulla linga numero 1 prendiamo il video sulla sinistra e arriviamo a un parcheggio a pochi metri dall'ingresso del canyon. Da qui si ha una vista d'insieme molto spettacolare, ma l'ingresso però è vietato. Per vedere il canyon, che è profondo circa 100 metri, si deve prendere un sentiero di quasi 2 km che lo costeggia, con alcune deviazioni che portano a piattaforme panoramiche. Dall'ultima di queste piattaforme si può ammirare una cascata non imponente ma decisamente affascinante. Visto che è una giornata di sole, decidiamo di partire per andare alla cascata Svartifoss. Partiamo in direzione est per 70 km, facciamo una breve sosta ad ammirare una piccola cascatella lungo la strada e poi, dopo aver parcheggiato, iniziamo la salita per la Svartifoss. Sono circa 2,5 km di sentiero e rimaniamo un po' delusi perché il percorso è lunghetto e la cascata ha pochissima acqua. Però il contorno delle colonne basaltiche e la vista sul ghiacciaio Vatnajökull sono notevoli. Torniamo alla macchina e ci dirigiamo verso le lingue del ghiacciaio Svínafellsjökull.
Torniamo sulla 1 e dopo 6 km troviamo la F206 per Lachi e la cascata Fatikos. Iniziamo a percorrere la strada, che è piuttosto stretta e con alcuni guadi abbastanza semplici, per cui la velocità non è molto elevata. In prossimità del penultimo guado decidiamo però di non proseguire perché non abbiamo più molto tempo a disposizione e alcune nuvole si stanno avvicinando. Inoltre sappiamo che l'ultimo guado è piuttosto impegnativo. Nel tornare indietro prendiamo la deviazione che avevamo perso all'andata verso la Fatikos e ci fermiamo ad ammirare la cascata. Oggi ci aspetta una tappa di 400 km e un certo numero di soste. Prendiamo la 1 direzione est, la prima sosta dopo 120 km è il famosissimo Jökulsárlón, un lago dove enormi iceberg navigano insieme a foche fino ad imboccare un breve fiume che 300 metri dopo sfocia in mare. I blocchi sono incredibili, grazie anche alla colorazione azzurra del ghiaccio fossile, venature nere o altri svariati colori dati dalle terre vulcaniche e il bianco del ghiaccio. Chi lo desidera può anche fare un giro sul lago grazie a un servizio di parchi anfibie. Facciamo una sosta tecnica nella piccola e graziosa cittadina di Höfne, con una visita al porto e al museo di glaciologia per poi proseguire lungo la costa con varie fermate per foto e riprese. Anche oggi ci aspetta un'altra tappa piuttosto lunga, sono 340 km spostandoci sulla 1 verso nord.
Appena partiti incontriamo una marmiglia di renne e poi attraversiamo l'altopiano centrale nella nebbia. Usciamo dalla 1 per la 864 per raggiungere la cascata d'Epifos. Acqua, vento, freddo, per cui pur essendoci altre località interessanti abbandoniamo la zona. Ritorniamo sulla strada principale per raggiungere la località geotermale Verriera. Si continua verso ovest per una sosta alla piscina geotermale, per poi arrivare al lago Mivatne. Visitiamo molto velocemente la zona di Höfdi, ad est del lago, con promontori, baie e isolotti. È possibile fare una breve passeggiata per avere una buona visuale del lago. Poi, proseguendo sulla strada, troviamo la località di Skutustavgilgar, una zona di pseudocrateri che si sono creati per l'effetto provocato dalle colate laviche al contatto con l'acqua fredda del lago. Dopo la sosta in un locale per bere qualcosa di caldo, riprendiamo il nostro cammino per arrivare alla cascata degli dei, Godafoss, nome che deriva da una leggenda secondo la quale nell'anno 1000 ci fu la conversione al cristianesimo e le statue degli dei nordici vennero gettate nella cascata. Una vetrata nella chiesa di Akureyri ricorda questa leggenda. Akureyri è la seconda città dell'Islanda e sorge alla fine del fiordo Eyjafjörður. È una bella cittadina ricca di case tipiche e negozietti di artigianato locale. È un punto di partenza per vedere le balene.